Fuori Salone 2011, i colori e le trame del popolo cinese dei Miao incontrano i viaggi di un'antica regina e diventano cifra di design. À Paris, à Saint-Germain-des-Prés, où je présente ces vêtements traditionnels de paysans que je vais chercher dans le sud de la Chine pour les faire vivre et pour les montrer à Paris. Quoi. Et pour montrer la richesse de cette culture qui n'est pas encore très connue, qui commence à être connue par Federica Gazzoni ha dato forma alla sua collezione ispirandosi ai motivi degli abiti dei cinesi Mihao. Jumal è la mia fiction eroina che mi sono inventata per dare un filo conduttore a tutte le collezioni che mi inventavo, e lei è una specie di principessa seminomade del 600 che però tuttora vive e che gira nel mondo, viaggia e parte da Agra, è stata in Russia, ora va in Cina, fra un po' andrà in Giappone e poi andrà anche nel mondo islamico. Queste sono stoffe che lei trova e si porta in giro e gli piacciono per il piacere di prendere le stoffe. Queste stoffe sono per la casa e non per i vestiti, e però possono essere anche utilizzate per quello che uno vuole. Quindi Juman cerca la stoffa prima dei suoi vestiti. Esatto, sì. Il lato estetico puro. Sì, la bellezza del tessuto per la bellezza del tessuto.